Ciao, sono Nadia Valli, sono la referente di rete di Daphne di Palazzolo, dello sportello di Palazzolo. Qui con me ci sono alcune delle volontarie che operano 2 giorni alla settimana, il martedì pomeriggio e il giovedì mattina, presso lo sportello di Palazzolo. Rete di Daphne è un'associazione che è titolare del centro antiviolenza e opera nella rete antiviolenza di Palazzolo sull'Oglio, la rete antiviolenza Aria Franciacorta che interviene sui 44 paesi della SST Franciacorta. Siamo un centro accreditato da Regione Lombardia e operiamo oltre che con i 4 sportelli, il nostro è Palazzolo, abbiamo lo sportello principale di Iseo, lo sportello di Chiari e lo sportello di Orzinuovi, abbiamo anche un'equipe di professioniste, assistente sociale, psicologa, avvocata e l'H24 che intervengono nei casi in cui c'è bisogno di una presa in carico e di un accompagnamento. Il centro antiviolenza, essendo accreditato, ottiene il supporto di Regione Lombardia, ma chiaramente il supporto arriva fino a un determinato punto. E l'intervento dell'associazione, se vedete alle nostre spalle, consiste anche nella promozione, nell'informazione, nella divulgazione per fare prevenzione, perché è fondamentale, secondo noi, arrivare ad approfondire tutte le tematiche che riguardano la violenza contro le donne, parlo in particolare della violenza di genere e della violenza domestica. E dicevo, affrontarle anche in età scolare, anche in ambiti particolari che possono essere gli ambiti associativi, gli ambiti culturali, cittadini, perché più si diffonde la cultura della prevenzione e meno casi poi avremo da sostenere, non tanto per il sostegno, ma per il dolore che la violenza domestica provoca sulle donne e anche sui figli, perché una parte importante della violenza domestica è la violenza assistita, cioè quella violenza che viene vissuta dai bambini in ambito familiare. Sono Francesco Bertarelli, l'attuale presidente del Circolo Fotografico Palazzolese. Cosa fa il circolo? Promuove la fotografia. Come facciamo a promuovere questa, la fotografia? Facciamo corsi di fotografia, serate con autori esterni, incontri fra soci. Siamo tutti dilettanti, nessuno è maestro e siamo lì anche per imparare. E quindi questo ci fa piacere se qualcuno vuol venire a insegnarci oltre che ad apprendere. Sono Deborah Manini, sono l'insegnante del gruppo sportivo Twirling di Palazzolo, il nostro gruppo da 45 anni che c'è qui a Palazzolo. Io lo faccio da tanti anni, insegno da più di 20 anni, siamo un gruppo molto numeroso, abbiamo una fascia di età dai 4 anni a un'età un po' più adulta, diciamo. Ci alleniamo mercoledì e il venerdì nella palestra della scuola primaria Sacro Cuore. Facciamo un po' gli attrezzi, principalmente usiamo il bastone, e poi usiamo, vabbè, i pomponi, i cerchi, le bandiere, uno sport di squadra e adatto per le bambine che magari non hanno ancora un'idea di uno sport preciso e quindi fanno un po' tutto e quindi vengono e si divertono per 1 ora e mezza a settimana. Il costo è molto contenuto. Ciao, io sono Francesca Fabbrini, direttrice organizzativa della Compagnia Filo di Rame, che dal 2014 gestisce il Teatro Sociale di Palazzolo sull'Oglio, che è un bellissimo teatro storico del 1870. Se non avete avuto ancora occasione di vederlo, vi aspettiamo, anche perché in questo periodo è in ristrutturazione, ma a brevissimo riaprirà le porte. E noi come compagnia teatrale lo gestiamo, organizziamo una stagione di eventi, di spettacoli teatrali per adulti e anche per bambini e famiglie.
famiglie, realizziamo progetti culturali sul territorio con le scuole e in questa occasione qui oggi siamo per presentare la nostra scuola d'arti che dal 2014 appunto ha avuto un grandissimo numero di persone che la seguono. Lo scorso anno abbiamo chiuso con 300 allievi e in particolare abbiamo corsi di teatro e di danza. Ciao, io sono Martina Pilenga, sono un'insegnante dello staff Filo di Rame, sono attrice e performer della compagnia e sì, mi occupo di insegnamento. La nostra scuola, come diceva prima Francesca, conta ormai 300 allievi che partono dai 3 anni fino agli adulti, sia di teatro che di danza. La mission della nostra scuola è il benessere, è l'educazione, è il valore dell'ascolto, il valore dell'empatia, quindi sì, si impara a danzare, si impara a stare in scena come attori attraverso il gioco, però attraverso il valore educativo che è quello dell'arte. Quindi